Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi, oggi voglio parlarvi di una storia che mi è stata consigliata tempo fa da una ragazza su Instagram. La domanda in questione era, puoi parlare della scomparsa dei bambini della famiglia Sodder? Inizialmente questo nome, Sodder, mi diceva qualcosa, mi sembrava di averlo già sentito. Avevo la sensazione di aver letto qualcosa inerente a questa storia. E infatti così è stato. Quindi oggi sono qui per raccontarvi un mistero che ruota attorno a dei bambini scomparsi proprio durante un incendio. Siamo a Fayetteville, una cittadina del West Virginia, negli Stati Uniti. È la notte della vigilia di Natale del 1945. C'è da dire che i Sodder sono una famiglia molto numerosa, di origini italiane, composta dai genitori George e Jenny e dai loro 10 figli che vanno dai 23 ai 3 anni. George, il padre, è un trasportatore di carbone impiegato nelle miniere vicino a Fayetteville. Jenny, la madre, fa ovviamente la massaia. E poi ci sono i 10 figli. Joe è arruolato nell'esercito e non è ancora tornato a casa. John ha 23 anni e fa il minatore. Marian ha 17 anni e fa la commessa. George Jr. ha 16 anni e anche lui fa il minatore con suo fratello maggiore, John, e con suo padre, George. E poi arrivano i figli più piccolini. Morris, di 14 anni, Marta ha 12 anni e Luis ne ha ancora 9, ma ne compie 10 a Natale, quindi manca pochissimo. Poi c'è Jenny, che ha 8 anni, Betty, che ne ha 5, e Sylvia, che ne ha 3. La casa dei Sodder è gioiosa, è il 24 dicembre e si respira aria natalizia, però là fuori non c'è una bella situazione. La seconda guerra mondiale è appena finita, ma non ha particolarmente colpito Fayetteville, dove le miniere di carbone non si sono mai fermate proprio per garantire alla popolazione americana la sopravvivenza. Lavorare nelle miniere di carbone è devastante. È un lavoro massacrante e sottopagato, e per di più c'è il rischio di rimetterci la pelle ogni santo giorno. Ma questo lavoro George con i suoi due figli, John e George Jr., se lo tiene ovviamente stretto, eseguendolo con molta dedizione. Arriva quindi sera. George Jr. e John rientrano a casa da lavoro. E anche se il padre e i due figli vorrebbero solo buttarsi a letto e dormire perché sono tanto tanto stanchi, Marian, la figlia di 17 anni, porta in salotto dei giochini, che ovviamente ai più piccoli fanno molto ma molto piacere. Alla fine, quella sera, a Jenny, la madre, arriva a un compromesso. I bambini possono restare alzati fino a tardi, solo se successivamente metteranno tutto in ordine. I bambini promettono alla madre che metteranno tutto in ordine appena avranno finito di giocare e, effettivamente, dopo un'oretta, iniziano ad essere tutti un po' stanchi. Quindi mettono tutto a posto e se ne vanno a dormire. Finché non arriva la mezzanotte e squilla il telefono, rompendo il silenzio e la quiete che in quel momento c'era in casa. La signora Sodder, quindi, si sveglia, sente il telefono e quindi scende al piano di sotto per rispondere. Dall'altro capo del telefono risponde una donna che chiede di un uomo che Jenny proprio non conosce. Non ha idea di chi sia e rimane anche un po' perplessa data l'ora e quindi dice alla donna che probabilmente ha sbagliato numero. La risposta che riceve Jenny è una risata davvero agghiacciante. Poi cade la linea. Jenny ovviamente non si spaventa, pensa che qualcuno abbia voluto fare uno scherzo stupido a lei o a un suo membro della famiglia. Quindi è un po' incazzatella perché potevano evitare di svegliarla, però alla fine fa per tornare a dormire. Però a un certo punto si rende conto che la luce d'entrata è ancora accesa. Fa per andare a spegnerla e si rende conto che la porta d'entrata è ancora aperta. Ma anche lì Jenny pensa che non importa, è stata una giornata comunque frenetica, era la vigilia di Natale, e quindi può capitare, no? Chiude tutto e torna a dormire. Quindi Jenny chiude tutto e fa per tornare a dormire di nuovo, fino a quando non viene sorpresa da un rumore piuttosto secco che pare provenga proprio dal tetto della loro casa. La madre di famiglia a questo punto tiene i sensi allerta, è sveglissima e cerca di capire cosa diavolo sia stato quel rumore. Jenny resta lì per qualche minuto, però non succede niente. Ad un certo punto la donna inizia a ridere anche di sé. Insomma, Jenny è convinta che il sonno le abbia tirato un brutto colpo e quindi è convinta quasi di esserselo inventato quel rumore. La signora Sodder quindi torna a letto a dormire tranquilla, ma purtroppo poco dopo si sveglia di soprassalto. È 1:30 e si sente un odore forte, pungente, di bruciato. La casa sta andando a fuoco. Jenny sveglia George, il marito, in tutta fretta e radunano i figli alla velocità della luce proprio per farli uscire di casa e trarli in salvo. John e George Jr. sono i primi ad uscire di casa, seguiti immediatamente da Marian, che ha la piccola Sylvia in braccio. E infine arrivano i genitori. George però si rende conto che mancano 5 bambini all'appello,
Dove diavolo sono? Le fiamme stanno letteralmente divorando la casa, quindi bisogna agire in fretta. George quindi tenta di rientrare in casa, ma la porta principale è in fiamme. Quindi spacca un vetro al pian terreno, ma si rende conto che non riesce ad entrare in casa perché oramai va tutto a fuoco. A George però viene in mente una cosa. Ha una scala e si trova in garage. Potrebbe usarla per salire al primo piano, quindi corre, cerca di andarla a prendere. Ma ovviamente della scala non c'è alcuna traccia. Ragazzi, quella scala è sparita letteralmente nel nulla. George fa gli ultimi due tentativi disperati, prova a scalare la casa addirittura a mani nude, ma ovviamente non ce la fa. Dopodiché a George viene in mente che potrebbe usare il camion che usa per trasportare il carbone come base d'appoggio. Peccato che fa troppo freddo, il camion non ne vuole sapere di partire. Maria nel frattempo è corsa dai vicini per chiamare i vigili del fuoco, ma i pompieri hanno davvero serie difficoltà a trovare la casa. E infatti arrivano alle 8 del mattino. Peccato che la casa si sia sbriciolata nel giro di un'ora scarsa. A questo punto interviene la polizia, che dopo un paio d'ore conclude che l'incendio si sia scatenato a causa di un cortocircuito. George però questa spiegazione non se la beve affatto. Prima di tutto l'impianto è stato rimesso a nuovo da realmente poco tempo. Ma anche se fosse, quando le fiamme hanno iniziato a divampare, le luci in casa erano ancora accese. Quindi come poteva essere un cortocircuito? Facendo un'ispezione più accurata, per di più scoprono che il filo del telefono è stato reciso proprio per non permettere alla famiglia di chiamare i soccorsi. Però, se ben ricordate, un'ora prima la signora Solder aveva ricevuto una chiamata sospetta. I misteri non spariscono con quell'incendio, purtroppo. E i corpi dei 5 bambini non si trovano da nessuna parte. Non possono essersi salvati. Come avrebbero fatto? Però se sono venuti a mancare nell'incendio dovrebbero esserci i resti dei loro corpi. E invece dei corpi non c'è neanche l'ombra. Zero. Svaniti nel nulla. La polizia comunque non si preoccupa granché del caso. E i bambini vengono dichiarati senza vita. Ma George e Jenny non credono assolutamente alla storia che gli ha propinato la polizia. I corpi non possono essere stati distrutti totalmente dalle fiamme nel giro di un'ora scarsa. E quindi fanno di tutto per cercare la verità. Nel 1949 George setaccia la sua proprietà con una squadra di volontari in modo davvero molto minuzioso, ma purtroppo non viene trovato nulla di rilevante. Arriviamo al 1951. I Sodder comprano un enorme cartellone alle porte della città, mettendoci la foto dei loro bambini offrendo un premio in denaro. Ma anche questo purtroppo non porta ad alcun risultato. Però ragazzi, arriviamo agli avvistamenti, che sono stati anche numerosi. E ci arriviamo subito. Ad esempio, una donna giura di aver visto i 5 bambini allontanarsi in un'auto dal luogo dell'incendio proprio mentre questo era in corso. La proprietaria di un bar sostiene di aver visto i 5 bambini la mattina dopo la loro scomparsa, nel suo locale a 50 miglia ovest di Fayetteville. Secondo la sua versione, i bambini, dopo aver fatto colazione, sarebbero saliti su un'auto con una targa della Florida. Un'altra donna sostiene di aver visto 4 dei 5 bambini Sodder nel suo hotel di Charleston, nel South Carolina. Erano accompagnati da 2 uomini e 2 donne che le hanno negato assolutamente di parlare con i bambini. Però la proprietaria dell'hotel è sicura di una cosa, parlavano italiano e si sono trattenuti solo una notte. Nel frattempo però un individuo sospetto viene fermato proprio per aver rubato la scala dal garage dei Sodder. E con molta probabilità è stato proprio l'uomo a tagliare i fili del telefono. Però per sbaglio, probabilmente l'uomo voleva tagliare i fili dell'elettricità, proprio per non farsi scoprire. Peccato che non venga mai indagato se non per un furtarello. In questo caso nessuno viene mai indagato per niente. Ed è proprio per questo motivo che ci sono state varie teorie dietro questo caso, più accreditate o meno. La prima teoria, quelli che tutti credano sia reale, è proprio quella del rapimento. Infatti, in tantissimi sostengono che a Fayetteville ci sia un vero e proprio traffico di minorenni, sulla quale la polizia chiude un occhio perché è corrotta. Un paio di mesi prima dell'incendio di casa Sodder, un uomo suona alla loro porta, propone ai coniugi una polizza sulla vita. Ma il rifiuto della coppia, l'uomo li ha letteralmente minacciati, dicendogli che se non avessero firmato, la loro casa sarebbe andata in fiamme e i loro bambini sarebbero scomparsi nel nulla. Ma guarda un po', che cosa strana. Puta caso, gli sono scomparsi proprio 5 bambini e gli è pure andata a fuoco la casa. Casualità? Io non credo. La cosa assurda, ragazzi, è che quello stesso uomo poi farà parte della commissione che dichiara l'incendio come accidentale. Inoltre, molti credono che sia stata la mafia a rapirli per portarli proprio a Sud Italia. D'altronde, il nome originale dei Sodder era proprio Soddu, un cognome presente soprattutto in Sardegna. E infine, c'è davvero la possibilità che quei bambini siano venuti a mancare in un incendio?
Ma ragazze e ragazze, è impossibile che il fuoco li abbia fatti sparire totalmente nel giro di un'ora. Quindi il mistero resta. Il padre di famiglia, George Sodder, viene a mancare nel 1969, mentre la moglie Jenny si spegne nel 1989, purtroppo senza conoscere comunque la verità sulla scomparsa dei suoi figli. Questo, ragazzi, è un mistero che non ha letteralmente soluzione. Detto questo, ragazzi, io spero vivamente che questo video possa essere stato per voi carino, simpatico e di compagnia. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.